Salve a tutti voi, ben ritrovati. Questa è l'ultima puntata di Edilizia Sicura della serie 2010-2011. In questa puntata, in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, mandiamo in onda un breve intervento del Presidente della Repubblica proprio sul tema della sicurezza sul lavoro. Dopo il Presidente Napolitano vi facciamo vedere una serie di filmati didattici molto interessanti fatti dal CPT di Milano, che è la struttura come la nostra che si occupa di sicurezza sul lavoro. Fra i vari filmati vi faremo vedere una serie di spot, di cartoni animati fatti a livello europeo, fatti da altre strutture bilaterali della sicurezza sul lavoro. Articolo primo. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. In positivo desidero citare, trattandosi di tema che mi è stato e mi è particolarmente caro nella sua persistente drammaticità, l'influenza che i sindacati hanno esercitato essendo uniti per garantire più sicurezza sul lavoro. Registriamo così anche quest'anno risultati positivi per effetto di provvedimenti legislativi e di comportamenti più responsabili che i sindacati hanno sollecitato, promuovendo un clima innovativo anche sul piano giurisprudenziale. Alle riforme tocca, ha chiarito il Ministro del Lavoro, offrire a uomini e donne contesti e ambienti idonei a massimizzare il potenziale che è in ognuno di loro. Ma occorre poi il massimo concorso di volontà ed apporti individuali fino a comporre innanzitutto sul piano morale quel nuovo grande impegno collettivo di cui ha bisogno l'Italia. Lavori nell'edilizia? E allora non tapparti le orecchie e mettitelo bene in testa. La sicurezza non è un peso. Allacciati alle norme e non gettare i consigli. Agganciati alla vita. Se osservi bene le regole, ti metti al sicuro, eviti i passi falsi e non inciampi. Agganciati alla vita. Sono Antonio Lecce, tecnico CPT incaricato per svolgere l'assistenza tecnica nei cantieri della provincia di Milano. Vi parlo delle corrette modalità riguardanti le aree di transito e viabilità del cantiere. La regola essenziale da tenere presente è quella di mantenere libere da ostacoli tutte le vie di transito del cantiere. In particolare bisogna curare che non vengano impropriamente collocati materiali, attrezzi o macerie. Lo scopo di questa importante regola di attenzione, valida per se stessi e per tutti i colleghi che operano in cantiere, è duplice: evitare incidenti negli spostamenti a piedi o con mezzi meccanici e soprattutto garantire in ogni momento una facile e sicura evacuazione dei lavoratori dal cantiere in caso di pericolo. Lo dimostra l'esperienza e tanti casi avvenuti in cantieri piccoli e grandi. Un cantiere ordinato è molto più sicuro e aiuta tutti a fare meno fatica. Oh, matto, ma l'hai visto il chiodo? Vai a metterti le scarpe. Perché le fai a mani nude queste cose? Metti i guanti, no? Vieni. Sono Giordano Cozzi, tecnico CPT incaricato di svolgere l'assistenza tecnica nei cantieri della zona nord-ovest della provincia di Milano e Monza. Vi parlo del rischio caduta materiali dall'alto.
Questo rischio è spesso sottovalutato nei cantieri, anche nei migliori, tutti i giorni vengono eseguiti sollevamenti irregolari. Mi è capitato in occasione dei numerosi sopralluoghi effettuati di assistere a sollevamenti fatti con imbragature irregolari. Ancora troppo spesso si utilizzano bidoni e ceste costruite artigianalmente per il sollevamento di diversi materiali. È una brutta prassi l'uso della forca semplice, senza accessori di vincolo del carico, nelle operazioni sollevamento dei materiali in quota. Ancora si utilizzano imbragature prive dei dispositivi chiusuri di sicurezza e in pessimo stato di conservazione. È molto importante per la prevenzione di questo rischio l'esperienza e la professionalità, la formazione del gruista, la formazione dei lavoratori impegnati nell'operazione di imbragatura dei carichi, l'attenzione di tutti a non sostare né transitare sotto i carichi sospesi, la periodica manutenzione degli apparecchi di sollevamento di tutti i loro accessori, l'uso delle metodi di protezione. Occhio al rischio. Qual è il pericolo più grande che c'è in cantiere? Le cadute dall'alto, forse. Bene, dopo i filmati didattici del CPT di Milano, vi proponiamo un brano di un recente intervento di Benedetto XVI proprio sul tema degli infortuni sul lavoro. Il Papa parlava ai lavoratori della ThyssenKrupp di Terni. Ricordiamo che recentemente proprio la Thyssen di Torino è stata condannata per la morte di 7 operai in un incendio avvenuto nella acciaieria di Torino. Il lavoro aiuta ad essere più vicini a Dio e agli altri. Gesù stesso è stato lavoratore e già questo ci parla della dignità specifica del lavoro umano che viene inserito nel mistero stesso della redenzione. Lo ha detto il Papa nel discorso al pellegrinaggio della diocesi di Terni in occasione del 30° anniversario della visita di Giovanni Paolo II. Benedetto XVI ha parlato del problema del lavoro esortando a superare la drammaticità della mancanza di lavoro e delle morti sui luoghi di lavoro. Ha sottolineato poi che nella visione cristiana il lavoro è un mezzo per valorizzare la dignità della persona. Purtroppo nelle nostre società, ha aggiunto il Papa, il ritmo del consumo rischia di rubarci anche il senso della festa e della domenica come giorno del Signore e della comunità. Bene, dopo questo intervento di Benedetto XVI vi diamo appuntamento all'ottobre del 2011 con la nuova serie di Edilizia Sicura. Arrivederci a tutti.